mio canale. Oggi, come promesso, continuiamo la nostra avventura Silent Hill. Allora, dovevamo andare nella stanza 306. A scoprire cosa ci attende. Che non è questa, però. E la miseria! E questo che è? Cosa c'ha sul sedere? Madonna, che... Ah, va, va, Conte Casalino, proprio. Uguali. Che aveva preso dei colpi. E siamo nella stanza 308. Ancora, ok, 307, 306. E vediamo cosa ci attende. Dove era la porta? Okay. Ok, e adesso andiamo alla 306. Bene, vediamo cosa ci attende. Ecco. Ah, sempre i gemelli del gol. Cosa a terra, no, le ciabatte. Dai, nel cassetto c'è qualcosa. No. Sento uno sgocciolio. Ok. Abbiamo... Esatto. Entriamo nell'altra realtà. Quindi, prima di tutto andiamo a vedere l'ultima stanza, se si può aprire in questo mondo. E poi... Oh madonna, c'è il gigante. Ok, non si può entrare. Va bene, scusa. Ok. Quindi, adesso vediamo che stanze possiamo visitare con... il cambio di mondo. Madonna, che è sto casino? Un foglietto. La mia amata moglie mi manca intensamente. Vederli portati via è stato un colpo al cuore. Dovevo vederli portati via, dovevo farlo, ma ora sono solo. Seguendo il consiglio del dottore, ho detto a Travis che sei morta. Forse sarebbe stato meglio se lo fossi stata davvero. Ellen, tornerai mai da me? Tuo per sempre Richard. Quindi nostra mamma, e ci è stato detto da nostro padre che era morta, invece era stata portata al manicomio. Quindi adesso abbiamo da ricontrollare tutta l'area. Quali porte si aprono, quali no. Allora, qua abbiamo capito che non si apre. Qua c'è una porta, sì.
che va nell'altra area dell'hotel. Ah, si può entrare. Ok, abbiamo scoperto che qua si può entrare, per cui andrei alla reception, l'office manager. Madonna, sento dei... Oh mamma mia, c'è il culo all'aria. E questo cos'è? Ah, ok. La nostra esplorazione finisce qua. Qui si può entrare? La serratura è rotta? No. Allora, proviamo qua. Si può entrare. Ok, per cui possiamo controllare tutte ste stanze. Cominciamo da qua. Oh Madonna, che è? Medikit e nient'altro. Bella stanza, accogliente. Siamo nella 301. Ok, cominciamo a visitare le altre. Se solo uscissi. Momento che intanto accendo la chat, così se qualcuno ha voglia di scambiare due chiacchiere, attivo il tablet con la chat. Ok. Secondo. Ok. Vabbè, vediamo questa stanza. Ok, è chiusa. Questa, ok, è la porta. Sono un attimo perso. Ok. Oh! Oh Madonna, ho finito i colpi. Ok, chiusa. Ok, 304 sarà aperta. E dov'è la 304? No! Brutto. Ah, ok, qua è aperto. Ah, ok, la 304 è chiusa. Quindi dov'è la strada qua? Ok, da tutt'altra parte.
Ah, ok, qua. No! Ma si può entrare in qualche porta? Ok, qua sì. Oh, ok, questa è un'altra stanza che ci permette di tornare. Quindi, effettivamente qua non potevamo andare nel mondo reale perché era bloccato. Per cui, torniamo nel mondo reale. Oh, era un fotografo qua. C'è un fotografo in questa stanza. Uno ha davvero dato i numeri. Qui le mura e il soffitto sono ricoperti di scritte e disegni. Cos'è sta roba? È un coso indiano, ok. Si ritiene che un essere dotato di un'incredibile energia mentale possa diventare un veicolo e dare alla luce Samael, il dio venerato dal suo culto. L'arrivo di Samael porterà il paradiso sulla terra. Sul margine è stato aggiunto qualcosa. Dato che questo veicolo deve essere forgiato da sofferenza e dolore, che tipo di dio e di paradiso ne potrebbe venire fuori? Cos'è, martir? Ok, per cui per fare nascere il loro Dio serviva che qualcuno tra atroci sofferenze e dolore lo creasse. Ok, basta, solo quello c'era. Ancora dei disegni strani, alcuni sono incisi sul muro, altri sembrano dipinti. Ma sembrano foto. Quindi. Oh, c'è quello grosso. Qua si può entrare? No. Qua si può entrare? No. Qua police led do not cross. La porta è chiusa con un nastro della polizia. La serratura è stata forzata. Ok, non si può entrare, peccato. Proviamo la stanza 504, anche se c'è. Vorrei provare la stanza 504, ma in questo momento non mi pare la cosa più saggia. Allora. Ah, il badile non è un'arma? Sì, sarà. Ah, infatti, è un'arma il badile. Madonna, te lo do sul muso. Ma pestalo, schia. Va che natiche. Copriti. Belle palettate in testa, vedi? Setta degli attrezzi.
Quindi questa è la stanza della manutenzione. Ok, cosa ci sarà di bello? Un orologio gigante. Oh. Che succede? Perché c'è qualcosa lì? Aspetta, aspetta, aspetta. Cos'è che mi segna? Mi segna questo coso qua. Giusto? Dice che c'è qualcosa, qua c'è una porta. La serratura è rotta, non posso aprirla. Ok. Ma cos'è che mi indica qua? Oh, ok. Guarda cosa mi ero perso. Munizioni. Bevanda salutare. Chiave inglese? No? Foglio. Juana, una delle lavatrici si è di nuovo bloccata. Il tipo strano in Cleopatra si è messo ad urlarmi contro e voleva che la sistemassimo, non ho potuto lasciare la reception. Comunque, dopo essersi fatto diventare la faccia fonata, il tipo se n'è andato, non si è fatto più vedere. Sopra e se n'è andato. Potresti dare un'occhiata alla lavatrice quando è un minuto? Inserisci un gettone e riavvia. La seleziona la centrifuga lenta, lavaggio a 60 gradi. Ah no, aspetta, non ho finito di leggere. Devo usare la mia moneta portafortuna, allora. Mettici dentro qualcosa presa dai persi e trovati. Saluti, Ed. Oh, ok, niente. Per cui dobbiamo far funzionare una lavatrice. Dov'è sta lavatrice? Ah no, ok, il morsetto. C'è un pesante morsetto attaccato al tavolo da lavoro. Ok. Bene a sapersi. Ma la lavatrice dove sarebbe comunque? Madonna, sto cambio di telecamera che devi cambiare al volo l'orientamento. Allora, abbiamo detto, lì c'è un morsetto. Vediamo se ci servirà. Qua è chiusa. Torniamo qua. Quindi, adesso noi possiamo Pink Moon, King Suite, Rose Suite. Ah, queste sono le suite, com'è Cleopatra? Vabbè, questa sembra una strada senza uscita. Oh, si poteva controllare le stanze. Ok, questo ricorda Silent Hill The Room. Vuoi vedere che questa è la combinazione della cassaforte dell'ufficio? 12. Ok, aspettate che mi segno la nota. Ecco, ci fosse qualcosa per scrivere. Allora, 12. Che questo potrebbe essere il calendario. Infatti avevi il pesce. Il calendario all'ingresso. Allora, poi qua. C'è un bagno, una televisione. Cioè, c'è la televisione al cesso. Però, figa, utile per guardare i programmi della De Filippi e della D'Urso. Se sei stitico, figa. Vabbè, adesso c'è la televisione al cesso. Però. E quindi? Mi servono altri due numeri, però. No, basta. Cioè, abbiamo trovato solo un numero così. Allora, non mi controllare, sì, questo è la D'Urso. Ah, ecco, qua, niente. Qua. Ok, qua. Ok. Ok, questo è uno che non c'ha la tela al cesso.
Meno male. Non si vede una cippa. Hai capito che spiavano quelli nelle suite? Hai capito, mattacchioni. C'è qualcuno che si diverte, c'è un maglione rosso. Perché sta ansimando che sta morendo? Un palo rotto, eh? Vi do il telo in filo. Ah, qui c'era qualcuno che spiava e ricattava i clienti? Chiave del manager's office. Ok, dopo guardiamo. E qui c'è una foto anche. Non me la fai vedere, Ciccio? E l'or? Note. Sarà nelle note? Ah, ok. Causa della morte, colpo d'arma da fuoco. Ah, ok, era la stanza. Sì, fammi vedere la foto, però. Ok. Quindi, ricapitolando, c'era qualcuno che aveva fatto i buchi nelle stanze. Faceva i filmatini, e poi li metteva su. Che fine ha fatto Pyramid Head? Era lì. Questa è la stanza dove siamo spawnati. Sì, quella con le foto. Ma c'è la Pyramid Head? Sì, infatti la 503. Ma a quanto pare non c'è più piramide. Darei giusto un'occhiata per curiosità di nuovo mentre torno. Quindi abbiamo. Qual era la chiave che abbiamo preso? Manager's office. Quindi è. Ah, ok, quella che appunto non potevamo aprire. Ok. Questo c'è il calendario, ma abbiamo solo un numero. Quindi. Ah, ok, io posso uscire di qua. No, niente, devo ritornare nel mondo dell'orrore. Ok, tac, attraversare qua, aprire il cancello qua. Oh, minchia, che viaggio. Si fa piuttosto incasinata la cosa. Quindi, adesso. Ah, si dice il morsetto. Cosa ce ne facciamo? Non c'è neanche la lavatrice che ci ha detto il tipo. Va bene, allora. Usciamo. Andiamo alla 503. Ah no. Vorrei provare la porta qua se è aperta. Problema che devo superare. Sto
sta merda qua. Ok. Tanto sarà chiusa. No, invece è aperta. Quindi dove ci porta? Ta, all'altra porta. Ti prego, fa che sia aperta, fa che sia aperta, che sento dei rumori. No! Madonna! Ponte! Madonna, se ti prendo! Ma dai, ma è... Donna, pugni proprio! Oh, mamma mia, oggetti, no. Cosa usiamo? Portafleppo fa cacà. Al martello alla tripla H. Tanto è già rotto. Giusto un colpo possiamo dargli. Madonna! A tutti che hanno attacchi a distanza. Ah, scusate, facciamo il... carica stato. Vabbè. Quindi hanno tutti attacchi da distanza. Non c'è possibilità di pararsi. Madonna. Madonna! F3, ok. Ah. Il fatto che quando ti vomitano si stanna, perdi il momentum del colpo. Sì, io voglio usare il corpo a corpo, non le armi da fuoco. Madonna! Neanche con la K. Neanche con la K va giù. Proprio dalla distanza, eh? Ok, finiti i colpi. Ok, abbiamo aperto una shortcut.
quindi, sperando che sia aperto di là. No! E questo? Madonna! Poi. Sì, vabbè, ce n'è un altro lì dietro. Ok, fammi andare su un secondo. Ok. Quindi, ok, qui c'erano le stanze, tutto chiuso, tutto chiuso. Ma io devo andare dal director's office. Quindi. Madonna, ma quanti mostri ci sono? Quindi, allora, devo sperare che questa porticina sia aperta. Ok, e il director's office è dove c'è il calendario. Cioè di qua. Solo che abbiamo solo un numero. Ok. Allora, cominciamo a mettere il primo numero, dovrebbe essere 12. Era il giorno, però. No! Non ho guardato il mese e l'anno del calendario. No. Devo ritornare là. Cos'è? Ah, c'è il quick time. Mamma mia, che schifo. Cristo santo, uno dei messicani mi ha chiamato dicendomi che nella stanza 500 c'era qualcosa che non andava. La porta era aperta, dentro, santo Dio, il puzzo mi ha fatto vomitare. Il ragazzo era impalato. Hanno detto che si trovava lì da 10 ore. Pianto tutte le lacrime che avevo. Cose del genere non dovrebbero succedere. La polizia ha sigillato la stanza. Per ora adesso vado a casa. Ah, ok. Era la stanza dove c'era scritto Police Line, Do Not Cross. Ok. Quindi.
termale. Ok, per cui possiamo uscire di qua. Eh sì, me ne devo tornare di là. Cristoforo Colombo. Veramente, non c'è niente di utile. Serio? Quindi, allora, vediamo se questa porta qua nella stanza privata. Figurati se si poteva aprire. E mo il pesce? Per cui io dov'è che devo tornare? Però a sto punto è inutile che vada avanti. Devo tornare di nuovo là. Perché dovevo... Eppure non mi era parso di aver visto il mese e l'anno. Però la soluzione è niente. Per cui devo uscire di qua. Correre. Tac. Farmi tutta sta zona qui. Tac. Se no faccio tac e niente. Devo fare. O faccio. No. Esco attraverso di qua e ciccia. Ma proprio ciccia. Madonna, perché non ho controllato meglio? In teoria dovrebbero essere tutti morti, mostri, tranne. In minchietta qua, quindi gambe in spalla, no, esatto, questa, tac. Ah, c'è una stanza che non abbiamo controllato, c'è una staff room. Già che ci siamo, diamoci un occhio. È tutta dritta davanti a me. Oh, il nostro amico gigante. Qua dovrebbe essere. No! Ok. Oh, Madonna, si stanca subito. Ciao Anto. Che c'è, micio Anto? Ah, ok. Vai sul divano. Brava. No. Ah, oh, ok, sì, questo l'avevo ucciso, quindi sento dei passi. Devo andare di qua, no. Vai via, brutto. Ok, di qua. Qua dovrebbero essere morti. Ok. Perfetto. Quindi deve entrare nella stanza 503. Ah no, posso farlo tutto direttamente da questo mondo. Ok, non devo entrare. Oh, brutto lui. E si stanca, Madonna mia. La resistenza di un Pokémon.
Mostriamo qui questo foglio giallo per terra. Niente, è sempre la. Quindi entriamo nel buco nella parete. E diamo un'occhiata. Allora, qual era col gesso in. Oh, eccolo così. Ma non si legge. Riverside Motel. Il 12, ma di che anno, di che mese? Allora avevo ragione, non. Avevo visto bene, non c'era. Allora avevo visto bene. Quindi carichiamo la partita qua. Non c'è bisogno di tornare indietro. Avevo visto bene, non c'era la. La data. Quindi abbiamo solo il giorno che è 12. Ok. Sento un orologio. Ok, niente, allora ho visto bene. Allora sono il 12. Ok, qua è chiuso. Ma qua? L'ho aperto. Oh, abbiamo aperto. Qua dove siamo? Okay. Adesso andiamo a controllare la stanza 108-107. Oh, la lavatrice, ecco. La stanza delle lavatrici, quella che ci dicevano di provare, la lavatrice. Ok, per cui. Momento, c'è armi? Nella macchina di Griswold? No. Ok. E basta! Oh, la bandiera dei Confederati. Allora. Gà, ci sono i Lanyard Skyguard qua. Gà. Ho il Redentore. Cos'è il Redentore? Oh, ok. Perché sono sudisti, hanno la pistolona. Ah, ok. Va bene. Grandi. Ok, abbiamo il Redentore. Conviene sempre controllare le stanze. Perfetto. Ci siamo presi il Redentore. Andiamo a redimere qualcuno. Poi. Posso. Qua sì. Un'arma. Ok,
Niente. Oh sì, colpi. Fucile da caccia. Fucile da caccia. Bella lì. Bella lì. Fa sempre piacere. Quindi. E poi la zona lavatrici. Ok, adesso zona lavatrici. No, ci devo entrare dalla piscina. E come vado alla piscina? Sarà aperta la cucina? No, 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 brutto lui. Oh no. Ecco dove è finito Pyramid Head, il macellaio. Ecco. Quindi? E cos'è? È diventato DBD adesso? No, 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 adesso mi fa la gabbia. Oh, cos'è questo? Uncino di carne. Ah, va, 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 va. Oh, mi fa il tunneling. Ma... No, 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 cambio di visuale di merda. Madonna! Va, 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 va che fa il tunneling, mi insegue. Sì, ma la domanda è... Ma magari devo solo evitarlo. Cazzo. Quindi... io farei il Redentore. Ma che bastardo! Oh, tunneling, no, no, no! Bastardo, c'è il Mori! Dai, prendi la sua mannaia, ti prego! Cioè, il mitico Pyramid Head. Veramente, non gli possiamo frugare la mannaia. Cosa non mi piace un granché. Ah, vedi, adesso si apre.
Ok, questa è la dining room dove si mangiava, ok. Non conosco nessuna delle canzoni in questo jukebox. Dove vivi? Alla mia moglie assente. So che per quanto quello che sto pensando mi sembri un inferno, quello che stai passando tu è peggiore. Ma dannazione, così difficile. Come se tu fossi morta, ma non lo sei. La Helen che amavo se n'è andata. Ma il tuo corpo è ancora qui. Ho dormito da solo per gli ultimi 2 anni. Mi sono indurito e sono amareggiato. Non riesco a fare da padre a Travis. Mi sono dei giorni in cui non riesco neppure a guardarlo. Che cosa devo fare per riaverti indietro? Ok, mi sa che questa è la nostra storia, che è in qualche maniera legata ad Alessa Gillespie. La Madonna, quanto è alto il bancone? No, ma un po' alto però. Kitchen, ok. Per cui adesso dovremmo uscire dalla zona piscina. Ma veramente, dopo la battaglia non ci dà qualche munizione? Dai, qua, questa è una munizione. Va bene. Quanto Silent Hill 2? Cos'è il cuore? Se non mi sbaglio anche in Silent Hill 2 c'è una piscina. No, voglio farla anch'io la mia piscina a cuore. Il fondo della piscina vedo qualcosa che brilla. Ok, dovrò svuotare la piscina. Beh, meno è pulita. C'è un buon manutentore. Ah, ok, proviamo subito la lavanderia e apriamo la shortcut. Infatti. Tu cosa sei? Guida i simboli. Prelavaggio a mollo. 30, 60, 90, centrifugo. Ok, adesso devo vedere come dovevo lavare. Adesso rileggiamoci tutto il foglio. Eccola qua, quella da usare, vediamo. La lavatrice non si apre, ma al suo interno posso vedere qualcosa di metallico. L'elettrodomestico è spento. Allora, un secondo. Note. No, vuoi vedere che devo andare dove c'è la morsa per strappare la moneta fortunata? No, la mia moglie assente, eccolo qua. Allora, cosa devo fare? Ah no, non è neanche questo. Centrifuga lenta, lavaggio a 60 gradi, scarico, prelavaggio. Numero 61. Allora non penso che lo usi. Con cosa la faccio partire la lavatrice? Inserisci un gettone. No, devo trovare. Ok, non è a moneta, è a gettoni. Devo trovare un gettone. Ok,
Niente gettoni. Quindi cosa possiamo controllare? Le stanze. Questa l'apriamo che dovrebbe essere così sbloccarci da entrambi i lati. Esatto, perfetto. Quindi controlliamo le stanze. Oh, troveremo un gettone da qualche parte. La cosa si fa paffuta e interessante. Quindi, questa stanza è chiusa, 102. Oh, chi è? Madonnina cara, ancora lui! Madonna, che palle questi due che si ingroppano! Lampada. Sono alcuni vecchi libri, vedo dei colpi. Fucile da caccia, mi piace la cosa. Il cesso. Sono alcuni vecchi libri. Vabbè, abbiamo le munizioni del fucile da caccia. Ok, 104. È questo? Facciamo questo lato, 200. Adesso ci saranno sempre due che si ingroppano. Ah no. C'è sto minchione qua. Madonna, cosa c'è in sto? Non siamo nel mondo dell'orrore. Cosa fanno in tutte queste gabbie, questo qua? Ecco, vi sono gabbie vuote ovunque, il fetore, ovunque il fetore, ok. E cosa teneva in tutte ste gabbie? Un po' di lore, no, eh? Dai, veramente. Cioè, mi fa entrare in una stanza. Un medikit, un po' di energia, no, niente. Ah no, sì, forse il foglio lì. Fregatura. Tristezza. Vabbè, vediamo la 202. Perfetto. Oh, le suite, quelle che vedevamo dai buchi nel muro. King suite. E la Pokémon suite. Ok. Non posso vedere neanche una suite. Porco bau. La gaming room. Andiamo a vedere, andiamo a farci una partita ai videogiochi. Ah no, a biliardo. Chi è che gioca a flipper?
uno che gioca a flipper. Alla Madonna, tutte. Vabbè, visto che siamo così generosi, fatto di oggetti. Vabbè, intanto equipaggiamo il palo rotto, un bottone glielo mettiamo dove dico io. C'è qualcuno che gioca a flipper, l'air hockey. Ah no, non è qualcuno che gioca. È proprio un flipper che... Proprio così, d'amblè? Mi regali un gettone così. Della sala giochi del 777? Grazie. Che gentilezza. Cos'è? Yes. About this afternoon. It's okay. I just want to play the pinball. Sure. I'm going back to the room for a little while. Wait for me here. Ok, qui quando andavano a trovare allora la madre al manicomio e il papà gli dava i soldi per andare a giocare al flipper mentre lui stava in camera. Ok. Bene. Direi che a sto punto controlliamo giusto il bar, poi salviamo e domani andiamo a mettere il gettone nella lavatrice, usiamo la nota che ci è stata data e vediamo cosa c'è dentro la lavatrice. Adesso vediamo se il bar è aperto, ci facciamo anche un caffettino, figurati se era aperto. Ok, andiamo a salvare e poi domani andiamo alla lavanderia e vediamo cosa ci attende alla mitica lavanderia. Ta-da! Perfetto. Un ringraziamento a tutti. Il video sarà anche caricato su YouTube sul canale Grafica Limberti. E un buon pomeriggio a tutti. A domani.